Ciao a tutti, video prodotti terminati per l'igiene della persona per quanto riguarda il mese di luglio. Cominciamo subito con questo struccante per occhi della Sien. Mi sono trovata molto molto bene perché rimuove anche il trucco waterproof ed è molto delicato sugli occhi. Questo è ai fiori di loto. Ce n'ho ancora un pochino e penso che lo ultimerò tipo stasera. E l'unica cosa è che l'erogatore si è rotto. No, l'erogatore non si è rotto, si è rotto il tappino. E, peccato. Vabbè, comunque l'importante è che il prodotto fosse valido e ve lo promuovo assolutamente. Molto buono, lo ricomprerò sicuramente. Poi ho fatto questa maschera di Sephora, sempre fiori di loto. Allora, la maschera mi è piaciuta un sacco. Era tanto imbevuta e ha lasciato la pelle fresca, idratata e liscia. L'unica cosa è che dentro è davvero tanto imbevuta. Una volta che ho utilizzato la maschera mi è rimasto un sacco di prodotto che poi ho utilizzato per lavarmi il viso. Quindi ottima, però tanto tanto prodotto, troppo. Bastava che fosse meno imbevuta. Comunque è buona, mi è piaciuta. Finiti anche questi discreti struccanti della Nature Essence, sono 120, li ho comprati al Prix, hanno la doppia funzione, quindi una parte zigrinata, una parte liscia, costano pochissimo e li riacquisto spesso, insomma, quando vado al Prix. Buona anche questa crema per il viso della Clinias Hydra Plus Leggera, è proprio un tipo di crema viso giorno che mi piace tanto perché è leggera, fresca, si assorbe subito, puoi subito truccarti. Veramente buona. Mi è durata parecchio perché l'ho alternata anche con altre creme. Mi è piaciuta e è possibile che la ricomprerò anche se adesso sto utilizzando un'altra crema. Poi, finita questa mousse all'aloe di Bottega Verde. Io con Bottega Verde ho qualche problema, nel senso che c'ha dei componenti alle quali io sono allergica, per cui non ho avuto coraggio di lavarmi il viso, che è comunque una zona delicata, l'ho usata per lavarmi i piedi e sinceramente non mi ha dato né problemi né allergia. Secondo me non era molto profumata, non credo che la ricomprerò, però non è stato male come prodotto. Ho finito anche dei solari, ho finito questo solare della Sien Bambini, che è dell'anno scorso, protezione 50 più. Faceva il suo lavoro, ma lasciava tanta, tanta scia bianca e questo non mi piace. Adesso ho comprato delle creme spray che non hanno questa scia bianca e le preferisco. Finito anche questo solare della Wycon, che avevo pagato abbastanza, aveva una buona profumazione, una buona copertura. Vedete, 30, non la usavo da subito, la usavo verso fine estate, l'ho finita quest'anno, l'avevo comprata l'anno scorso. Buona, ma niente di eccezionale, secondo me per questo prodotto 7 euro sono troppi. Finito questo igienizzante mani della Genera da 80 ml, l'ho comprato pre-Covid e quindi aveva un prezzo bassissimo, tipo di 99 centesimi. Adesso questi qui meno di 2 euro non li trovate. Comunque buono, ha fatto il suo lavoro. E finito questa mini taglia sempre di Bottega Verde, Neroli con acqua e arance, di arance di Sicilia, molto profumata, una profumazione molto estiva, non mi ha dato problemi, non mi ha dato allergia e mi è piaciuta. Poi della SBC ho finito questa mini taglia al limone e mirto, penso. E come lo vedete, è un po' devastata la confezione perché la usavo da portare via, cioè non la usavo in casa, ma la usavo da portare via e quindi si è un po' rovinata, un po' schiacciata. Mi è piaciuta, ma una profumazione fresca, non mi ha fatto impazzire, però sì, niente da dire. Finito questo detergente intimo delicato della marca di Med Pharma, è una linea che ho comprato online. E non ha parabeni, non ha siliconi, non ha paraffina, è molto molto sensibile, cioè molto molto delicato, adatto alle pelli sensibili, non mi ha dato problemi, non mi ha dato irritazioni, non mi ha dato allergie, mi è piaciuto molto. Non so se lo ricomprerò perché ho aderito a un'offerta che
limitata nel tempo, quindi non so se lo riprenderò. Sapone per le mani, questo sapone della neutro della Venus, pagato 99 centesimi, normale, questo era il fiore di cotone, buona profumazione delicata, detergeva bene le mani, niente di eccezionale, ecco. Non mi è piaciuto per niente invece questo sapone liquido alla vaniglia che ho comprato al Prix a un prezzo bassissimo, tipo 89 centesimi. Allora, come vedete, ha un dispenser non adatto, fatto così, non adatto al lavaggio delle mani perché è poco pratico. Tu fai così e poi si tirava sempre indietro la goccia, ma non piace. Per cui ho tolto questo tappino, ci ho messo l'erogatore a pompetta e allora, la profumazione non era male, però intanto non mi piaceva questo dispenser fatto in questo modo e il sapone era tantissimo liquido, scivolava giù per le mani e si perdeva nel lavandino. Ne ho comprati tre perché c'era l'offerta 3x2 e finirò questi ma non li ricomprerò più. Se vi capita questo della marca Orchidea, non prendetelo perché vabbè, dopo fate quello che volete, però a me non è piaciuto, l'ho trovato tanto liquido e quindi non lo ricomprerò. Questi erano i miei prodotti finiti per quanto riguarda il mese di luglio. Spero che questo video vi sia piaciuto e di avervi dato degli spunti per i vostri acquisti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!